Oops, my heart went oops, I never will forget. Ciao, bentornati sul canale. Questa sera vi faccio vedere gli ultimi arrivi. Questo è un pacco che ho già aperto perché stare a aprire mentre faccio il video, insomma, è disturbante. E mi è stato inviato da Alter Ego Gruppo Editoriale. Partiamo con il primo libro. Allora, il primo libro è Charlie non esiste di Valeria Cassini, edito da Aug Edizioni. Per il costo di 15 euro e a 267-68 pagine. Vi leggo un attimino la trama, ma solo due righe perché poi ne parleremo più ampiamente dopo che l'ho letto naturalmente. Charlene, detta Charlie, è una ragazzina di 13 anni che vive in un orfanotrofio sperduto tra le montagne del Canada. Nei primi anni Ottanta, di carattere ribello e sfacciato, sembra essersi abituata al vuoto che risiede dentro di sé, dovuto al fatto di non aver conosciuto i suoi veri genitori. Attraverso una lunga serie di peripezie, la ragazzina si ritrova a identificarsi con un mondo spietato nella speranza di poter ricongiungersi con le proprie radici, eccetera, eccetera. Sinceramente mi incuriosisce. E poi guardate che bella copertina che ha, proprio bella. Fatto così. Proseguiamo col secondo libro che è The Backgammon Player, pronuncia da schifo, vabbè, ne sorvoliamo, di Lorenzo Rusconi, edito sempre a Hug Edizioni, per il costo di 13 euro e 155 pagine più o meno. Allora, in una stanza bianca senza pareti, soffitto pavimento, Cloto, Lucchesi e Atropo, le tre Moire, tessono le vite degli esseri umani, danno loro una trama e ne determinano la lunghezza. Eccetera, eccetera, eccetera. Non leggo, non voglio continuare a leggere la trama perché mentre leggevo le due righe della trama mi ha fatto pensare a un libro che ho appena finito di leggere e di cui vi parlerò credo nel prossimo video, che si intitola Stanza Essere. E questo sembra venire proprio prima di Stanza Essere, però è una mia associazione e questo lo metto sopra tutti, credo che sia il libro che leggerò per prima. Andiamo avanti e proseguiamo con Come d'autunno di Stefano Pazzaglia, per le scatole parlanti, edito, penso Scatovoci, è una collana Voci, scatole parlanti, sempre di Alter Ego. Questa è per il costo di 13 euro e sono 123 pagine. Allora, nel 1924 l'eco del rimpianto e dell'uccisione del deputato socialista Giacomo Matteotti ha raggiunto anche la provincia bresciana. E qui mi fermo, ma mi fermo per il semplice fatto che io non mi piace leggere le trame, soprattutto dei libri poco conosciuti, perché poi mi rovinano tutto l'interno, perché so comunque quello che vado a leggere, perché spesso le trame raccontano tutto, troppo. Quindi preferisco fermarmi qui. Il prossimo libro è Il donatore di musica di Marco Marziali a Hug Edizioni per il costo di 13 euro e ha intorno alle più o meno 133 pagine. Ok, Marco è un medico che vive con dolore l'imminente chiusura della fondazione a cui ha dedicato più di 10 anni della sua vita e il distacco dai piccoli pazienti. In bilico fra razionalità e emozionalità, smarrimento e passione, è guidato e sostenuto come sempre dall'amore per la musica. Interessante anche questo. Mi piace di questi libri la pulizia che ha nelle copertine. Proprio un po' proprio belli. Sì.
L'ultimo libro è Le straordinarie cognizioni di un gatto morente di Giorgio Meneguz. Giorgio Meneguz. Scatole parlanti per il prezzo di 13 euro e ha 115 pagine. Questa copertina è spettacolare. L'immaginazione è carina. Il font è grandino, cosa che per me ceccata va benissimo. Nel dentro avevo visto l'immagine, forse mi sbagliavo. Vabbè. Allora, ricoverato in una clinica veterinaria, un umanissimo gatto randagio è visitato dai ricordi della propria vita gattesca e sul tenero rapporto con lo psicoanalista che lo ospita durante il suo lavoro. Il maestro e Margherita. No, sto scherzando. Comunque, beh, interessante, sì. Sono belle letture, credo. Comunque, sono bellissimi. Guardate qua. Proprio belli. Vabbè, e per questo spacchettamento, lo voglio chiamare così perché mi piace di più. Anche per questa sera abbiamo finito. Ci risentiamo al prossimo video. Spero che avete trovato qualcosa di interessante, ma soprattutto spero che mi lasciate un ti piace, un commento, qualcosa. Grazie, una carezza e al prossimo video. Oops, I never will forget. My heart went oops, I never will forget.